Spesso il cinema mi ha dato come, sì, una cosa, come dire, una sensazione che è probabilmente più intima, che mi allontana da un pubblico, che mi allontana dal non avere la rete, che per me è fondamentale, dove appunto l'adrenalina cresce molto. Al cinema ce l'hai la rete, al cinema sbagli e non c'è nessun problema. E questo non mi. Davvero non mi consente di capire fino a dove posso arrivare. Se io non avessi la palestra delle prove, se io non avessi la palestra continuamente delle improvvisazioni, di mesi di lavoro su un personaggio, non saprei dire che attrice sono, non lo so. Devo andare a fondo, devo andare anche nelle parti buie. Il cinema non me lo consente perché non c'è tempo, il denaro c'è troppo. Problema di denaro, cioè ci sono troppi problemi perché questo possa avvenire. Avevo bisogno di verificare delle cose che questo testo mi dà la possibilità di verificare. Anche Bennett, quando parla, racconta di alcuni suoi personaggi, in realtà spesso accomuna Leslie e Susan, e li accomuna per quanto riguarda la loro inconsapevolezza, diversa inconsapevolezza. Leslie, l'attricetta, è inconsapevole assolutamente di chi è, di che cosa è quel lavoro, delle persone che gli sono intorno, dello sfruttamento spaventoso che c'è da parte appunto di questo ambiente, soprattutto sulle donne, e dall'altra parte, nonostante Susan rappresenti invece lo sguardo lucidissimo e chiaro su quello che è l'ambiente religioso, ma è inconsapevole perché è alcolizzata. Il succo è che il matrimonio dà l'ok al sesso, pur non essendo certo il fine principale, puoi dirlo forte. Uno forse a volte può pensare che, diciamo, l'abbiamo raggiunta la consapevolezza e quindi sappiamo, e invece non è così.